Nel lockdown sono state introdotte delle restrizioni a cui non eravamo abituati e questo ha causato rabbia, disagio, disorientamento. L'associazione con l'iniziativa hashtag Contagio Artistico ha offerto ai suoi associati e a tutti uno spazio in cui poter esprimere attraverso i lavori artistici emozioni, fantasie, pensieri. E questi lavori artistici sono diventati così un luogo in cui dare un senso, una forma visibile e condivisibile ai propri vissuti. Ti diranno tutti il contrario, perché hanno bisogno della tua forza e del tuo slancio. Non ascoltarli. Non ascoltarmi, quando farò il prossimo discorso davanti alla tomba di Teocle. Non sarà vero. Niente è vero, se non quello che non si dice. Lo imparerai anche tu. Troppo tardi. La vita è un libro che si ama. È un bambino che gioca ai tuoi piedi. La vita non è forse altro che la felicità. Cos'è stato Contagio Artistico per me? Per me è stato, diciamo, una salvezza. Il Contagio Artistico è stata una bellissima sorpresa. Mi ha insegnato ad esplorarmi interiormente. Mi ha fatto conoscere fantastiche persone con le quali abbiamo condiviso tutte le nostre emozioni. Sinceramente all'inizio pensavo che non ce l'avremmo mai fatta. Se non ci fosse stata la quarantena non mi sarei mai messa a dipingere di mia spontanea volontà. C'era l'attesa del mercoledì. Nel momento non avevo nulla in casa, avevo solo le matite colorate che mi aveva regalato mio fratello a miei 50 anni. Riappropriarmi della bellezza in mezzo alla paura e della condivisione nella solitudine. Degli spunti per passare del tempo insieme al colore, insieme all'arte, insieme all'espressione delle nostre emozioni provate in questo periodo. Il filo, come si chiama? Non mi ricordo più. E dopo si taglia.